Oh, ma che bello! Finalmente è giunto il momento di intervistare due bellissime ragazze! Non dire così, mi farai arrossire. Veniamo al sodo. Ho accettato di fare questa intervista solo per far piacere a Usagi. Ok, ho capito. Non farò più il cascamorto. Comunque, cominciamo! Prego, presentatevi al pubblico! Piacere, io sono Usagi Tsukino e non solo. Sono la paladina della legge. Sono una combattente che veste alla marinara. Io sono Sailor Moon e sono venuta fin qui per punirti, in nome della luna! È Mimizuno, ma sono conosciuta anche come Sailor Mercury. Ma come Mercury? Tu non mi punisci in nome di Mercurio? Non ti basta, Usagi. Masochista. Diteci i vostri progetti per il futuro. Oh beh, io in futuro sposerò Mamo e avremo anche una bambina adorabile. Poi sarò Neo Queen Serenity. Sarò una regina onnipotente! Onnipotente e inutile, direi. Non hai nemmeno resuscitato i cavalieri di Endymion. Anche noi guerriere Sailor meriteremmo un po' di felicità, non credi? Non ci vuoi bene? Oh, Mercury, ma io voglio bene a tutte voi, lo sai. Lo so, Usagi, sei solo molto tonta. Comunque, venendo ai miei progetti per il futuro, direi che voglio diventare un bravo medico. Molto bene, quali sono i vostri attacchi? Oh, ne ho talmente tanti! Moon Tiara, Moon Princess Halation, Moon Healing Escalation, Moon Spiral Heart Attack, Moon Twilight Flash! Le bolle di nebbia. Non accetto commenti al riguardo. Ok, non dirò nulla. Bolle di nebbia. Comunque, cosa credete di aver insegnato alle tante ragazze e anche ragazzi che hanno seguito e tuttora seguono le vostre avventure? Beh, che domande! Io ho insegnato a tutti che non importa andare bene a scuola, essere brillanti o avere una chiara visione del proprio futuro. Basta uno scettro sbrilluccicoso e una mezzaluna sulla fronte e ogni cosa può essere risolta. Non so quanto questo possa essere un bel messaggio. Oh, ho anche permesso ai giocattolai di fare fortuna. Sai quanti scettri ho durante la serie? E sai quante riproduzioni ne hanno fatto? Ok. Ami, tu cosa dici invece? Io spero vivamente di aver insegnato a tutte le ragazze che l'impegno ripaga sempre e che non serve solo un bel faccino, ma anche l'intelligenza e la perseveranza sono fondamentali nella vita. Questo sì che è un bel messaggio. Ma uffa, anche gli scettri sono importanti nella vita. Ok, altra domanda. Cosa ne pensate della nuova serie che hanno fatto su di voi, Sailor Moon Crystal? Sono ancora più bella in quella serie e sembro anche meno sciocca. È vero, Usagi, è una serie ben fatta. Sono molto contenta che sia fedele al manga e sono molto felice anche del fatto che finalmente non ci siano più censure. Anche Haruka e Michiru hanno tirato un sospiro di sollievo al riguardo. Per concludere, diteci il nome di una guerriera Sailor con cui andate molto d'accordo. Sono molto legata a Usagi, ma noi guerriere andiamo tutte d'accordo. Io adoro tutte le mie amiche e adoro anche Mamo e anche Chibiusa. A volte. Non era proprio questa la domanda, Sailor Moon. Ricordati, intervistatore, mai contraddire una donna. Specialmente se è una guerriera Sailor. Avanti, punitemi! Non aspettavo altro! Che schifo!